Ciao, mi chiamo Pier, sono genovese, gioco nella nazionale italiana di rugby e sabato avrò l'opportunità, il sogno di poter giocare con l'Italia nello stadio della mia città e soprattutto della mia squadra che è la Sampdoria, quindi sarà un'emozione incredibile. Ho dei bellissimi ricordi quando ero piccolo, andavo magari col cugino, non sono andato tante volte, però quelle poche volte era speciale perché c'era un bellissimo tifo e le partite comunque era bello vedere le partite di calcio, quindi per me sarà pazzesco poter tornare, ma da giocatore di rugby al posto da tifoso doriano, ecco, quindi sarà bellissimo. Il mio legame con la Samp nasce dalla passione che hanno mio cugino, mio nonno, soprattutto perché poi in realtà in casa mia, i genitori non sono tifosi di calcio, però sono sempre stato con loro parlavano sempre di questa Sampdoria, la squadra con la maglia più bella del mondo, e quindi io mi sono un po' innamorato. Sai, quando ero piccolo i miei idoli erano Pazzini o ancora prima Flacchi, quindi me li guardo sempre, mi guardo i video delle rovesciate perché comunque mi emoziona ancora, e quella è stata un po' la mia introduzione al calcio. Io ho cominciato a giocare a calcio da piccolo nella San Giovanni Battista, che era la squadra dove abito io, Sestri Ponente, e da lì poi ho sempre fatto un po' di cambio di squadre, ho giocato fino a 11 anni, ho conosciuto il rugby, poi alla fine mi sono innamorato del rugby. Io ho avuto la fortuna di, nella scuola dove andavo, che era la Centurione, che veniva Paolo Richebono, questo signore alto, biondo, molto simpatico, ecco. E lui ha portato questo sport che era il rugby, che io non conoscevo per niente, io guardavo il calcio, non sapevo neanche cosa fosse il rugby. Lui è arrivato, mi fa: dai, vieni a provare, così ti vedo se è un ragazzo comunque vivace, hai bisogno di sfogare, no? Sai, così. E allora da lì ho cominciato, tra l'altro ho cominciato a giocare a rugby nello stesso campo in cui ho cominciato a giocare a calcio, che era San Giovanni Battista, perché all'epoca ci allenavamo lì con gli Orsi, si chiamavano. E quindi io da lì ho cominciato nello stesso campo, anche ora che ci penso è una cosa speciale cominciare nello stesso posto dove ho cominciato a giocare a calcio. Io ho cominciato a capire che il rugby potesse essere per me un futuro. In realtà io sono sempre stato un sognatore, quindi già da piccolo, anche avevo appena cominciato, già lì mi ricordo cantavo l'inno in casa da solo, mi imparavo l'inno, ero molto esaltato. Ho cominciato, poi ovviamente sono entrato le selezioni liguri, quindi poi dalla selezione ligure all'accademia, e da lì ho capito che sarebbe entrata un po' la mia strada, che comunque mi ha tolto fuori anche da Genova, da quando avevo 16 anni, mi sono andato via presto. Ho fatto un po' le mie esperienze e da lì comunque è cominciato tutto. Da lì ho capito che potevo fare quello nella vita. Rappresentare l'Italia, ovviamente, per arrivarci è stato un percorso arduo, fatto di sacrifici, di tanti allenamenti, anche magari sicuramente delle cose non positive, come magari delle bocciature, ma fa parte, penso, di tutti gli sport. E adesso però poterla rappresentare, poter giocare a Genova, nella mia città, è veramente un sogno che si realizza. Sono veramente grato di avere questa opportunità e mi sento veramente una persona fortunata. No, l'augurio per la Samp è che ritrovi una solidità come squadra, come risultati, e che ritorni grande come un tempo, ovviamente, ma comunque a prescindere da tutto un tifoso seguirà sempre la propria squadra a prescindere dai risultati, quindi in bocca al lupo ai ragazzi e di proseguo migliore per il fine stagione. Yeah, yeah. Oh, it feels good to be me.